Gentili telespettatori, buona giornata. Si parla di settimana corta, di lavorare un giorno in meno, di concentrare tutto il lavoro non da lunedì al venerdì, ma da lunedì al giovedì, come fanno in molti paesi del Nord Europa, dove si lavora fino al giovedì e poi ci sono 3 giorni liberi, venerdì, sabato e domenica, con lo stesso stipendio. Ma la Grecia sperimenta la settimana lunga. Al posto di lavorare 4 giorni su 5, lavorare 6 al posto che 5. 6 giorni al lavoro anziché 5 e per il 40% di stipendio in più. Bisogna capire se il 40% di stipendio in più è sul totale del mese o sul giorno in più. Dovrebbe essere proprio il 40% dello stipendio in più. Quindi, ad esempio, chi guadagna 1.000 euro dovrebbe diventare 1.400, chi guadagna 2.000 euro dovrebbe diventare 2.800. E così dal 1 luglio scatta la misura proposta dal governo in Grecia, un rimedio alla crisi di manodopera. Ma i greci sono già gli europei che lavorano più ore alla settimana. E la legge ridurrà per forza le nuove assunzioni. Pertanto il 40% in più, attenzione, scopro leggendo l'articolo che no, non è sul totale del mese, un giorno in più, no, il 40% nel giorno supplementare. Quindi se voi lavorate il 6° giorno, quel giorno lì, il sabato, per esempio, verrà pagato il 40% in più. Questa però è la proposta del governo, il governo greco alla popolazione attiva del paese per tentare di risollevare la crisi di manodopera, soprattutto stagionale. I lavoratori potranno fare la settimana lunga a partire dal 1 luglio se i loro datori di lavoro lo richiederanno. Il 6° giorno si lavora. Di lavoro sarà pagato il 40% in più di un giorno normale e ancora di più se si tratterà di un giorno festivo, una sorta di straordinario regolare. Dalla nuova regola è escluso il settore del turismo, dove la settimana di 40 ore era già stata abolita l'estate scorsa. Interessati soprattutto industria, telecomunicazioni e commercio al dettaglio. Come vi dicevo prima, in Grecia è già lo stato dove si lavora di più in Europa. Un greco su 8 lavora più di 48 ore alla settimana stabilmente e in media in Grecia si lavora 39,4 ore a settimana, dice l'Eurostat. I salari poi sono bassi e la produttività del paese esce con dei problemi da già un 15 anni di recessione tra costosi salvataggi europei, vi ricordate la crisi greca? E alzare la produttività, alzare la crescita sono quello che, anzi è l'obiettivo del governo di centrodestra che dal 2019 guida il paese. Dove sta un po' alla volta cambiando, anzi dicono smantellando, le regole sul lavoro. Come vi dicevo, i salari in Grecia sono molto ma molto bassi. Crisi di manodopera, cominciata nel 2010, i giovani preparati che hanno studiato vanno via, perché lavorare di più della media europea e guadagnare molto meno della media europea non è un grande incentivo a rimanere. Ora, dice il ministro del lavoro Georgiadis, un lavoratore potrà invece vedersi questi straordinari che spesso già fa corrisposti in busta. 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana. La settimana lavorativa diventa di 48 ore.
E pertanto voi sapete che poi magari l'azienda ti dice tu lo straordinario lo devi fare e magari te lo faccio fare fuori busta. Insomma, poi le aziende le trovano tutte le scappatoie per non pagarti in più. E non è l'unico paese, perché questo tipo di sperimentazione è già stata fatta in Spagna, nei Paesi Bassi, in Irlanda, in Germania. E già sono già in vigore da diverso tempo, ma la caratteristica principale è, come ad esempio in Belgio, dove si lavora già 4 giorni a settimana, ma anche nei paesi che vi dicevo prima, oltre la settimana lunga è in vigore anche la settimana corta, dove principalmente si lavora 4 giorni, non 5 e non 6, quindi si lavora lunedì, martedì, mercoledì e giovedì e si concentra il lavoro in quei giorni. Però le critiche dicono che la settimana lunga andrebbe a limitare le nuove assunzioni, costringendo di fatto, perché le aziende poi ti costringono, a lavorare di più, ecco, a tutto vantaggio dei datori di lavoro. Dicono che questa legge della settimana lunga è rivolta soprattutto a chi garantisce servizi almeno 12 ore su 24, se non 24 su 24. Per esempio il turismo, gli alberghi, i ristoranti avevano già visto abolire la settimana di 5 giorni nel 2023. Quindi la settimana lunga sarà adesso in vigore, secondo la legge, nel comparto industriale per non fermare la produzione dove sia possibile e nelle telecomunicazioni. Alcuni settori della funzione pubblica e alcune imprese statali possono anche implementarla. E anche si parla del settore dell'agricoltura e della pastorizia, soprattutto nei mesi estivi, dove l'attività si implementa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Ricordatevi che poi c'è anche Teleitalia Seconda Rete e poi questi video sono condivisi sui vari social. Buona giornata e ci vediamo domani per la rassegna stampa. Buona giornata a tutti.